E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi abbiamo un episodio capolavoro e parliamo del film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, l'ultimo che ha fatto l'anno scorso, 2023. Partiamo con la trama. Vediamo un nostro Leonardo DiCaprio che dopo la guerra, da quel che ho capito la prima guerra mondiale dovrebbe essere inizio 1900, e sta nella merda e quindi decide di andare dal suo zio ricco, che è ricco perché? Perché sta in questa parte di America che non ricordo dove cazzo sia, dove c'è ancora una grande presenza indiana, che non so se sapete, ma a dir la verità non sono indiani, e questo penso che lo sappiano tutti, però noi comunque continuiamo imperterriti a chiamarli indiani, anche se a dir la verità gli italiani del 1600 già ci avevano pensato a dargli un nome, cioè Amerindi. Già, gli Amerindi. Ed è bellissimo, utilizzatelo per favore, è stupendo. Comunque, il nostro Leonardo DiCaprio va da questo suo zio, che è molto ricco, e praticamente tutto quello che succede in questa cittadina è che gli indiani, che sono in quella parte di America e hanno appena conquistato i loro primi, tra virgolette, diritti, ok? E beh, si è scoperto che lì sotto non c'è merda, ma c'è il petrolio. E quindi un po' tutti cercano di fare questo, tutti gli americani cercano di andare lì, sposarsi con le indiane, così da ereditare poi i pozzi petroliferi. E infatti tutto il film gira intorno a questo, cioè il fatto che Leonardo DiCaprio, insieme anche a suo cugino, fratello, non mi ricordo, devono sposarsi con delle indiane, stirarle, così poi si prendono i diritti dei pozzi petroliferi e lo zio fa un impero. E naturalmente ne beneficiano anche loro. E niente, più o meno è tutto questo la trama che posso dirvi senza spoilerarvi nulla. Sinceramente, come trama carina, ci sta assolutamente, anche abbastanza originale, cioè nel senso originale, è da tutta la storia che ci sono matrimoni per comodo, però non ho mai visto trattare questa parte di storia, quindi originale, devo dire. E quindi darò un bel 8, perché purtroppo per altre cose non mi è sembrata molto elaborata, ecco. E però mi direte, quindi se non c'è una trama molto elaborata, perlomeno avranno fatto un grandissimo sviluppo dei personaggi. No. Partiamo con i personaggi. Allora, il personaggio di Leonardo DiCaprio è il personaggio più brutto che abbia mai fatto nella storia della sua carriera attoriale, credo. È inutile, stupido come la merda. Hanno utilizzato un attore che poteva veramente fare di tutto, che per carità ha fatto anche lo stupido bene. Non è che dico di no. Non lo so, non capisco per quale motivo, però il suo personaggio è completamente inutile. Voi potete tranquillamente guardare il film e pensare: questo è un personaggio inutile al cazzo, che alla storia non serve praticamente a niente, tranne che per il fatto che è parente dello zio e che lo usa per sposare le indiane. Ma Leonardo DiCaprio veramente è inutile, al 100%. E non ha un minimo, ovviamente, di cambiamento, cioè solo alla fine comincia tipo a fare: ma sai che forse è un po' sbagliato, però i sordi sono belli e basta, cioè non mi sento di dire che sicuramente è un personaggio chissà quanto approfondito e bello. Poi lo zio pure, già un po' meglio, già è un po' più leggermente approfondito, però comunque è un personaggio estremamente sciapo in un certo senso, cioè fa il cattivo, è il cattivo, fa esattamente quello che ti aspetti, nessuna sorpresa,
Zero. E questo non è necessariamente per forza una cosa che ci deve per forza sempre essere. Però cioè è proprio un riccone incallito bastardo e rimane così per tutto il film. Non c'è nessuna evoluzione. Già un po' meglio, perché comunque c'ha un ruolo perlomeno in sta storia, che non è quello semplicemente di piagne e fa ogni due secondi e combina casini. E a dir la verità, l'unico personaggio carino, secondo me, è la moglie di Leonardo DiCaprio, l'indiana, perché lei perlomeno è una persona con le palle. Anche se purtroppo si è fatta rincoglioni dall'amore e tutte queste cose, però comunque lei perlomeno c'è questa cosa del un po' dell'evoluzione, della depressione, che poi gli comincia a morire tutta la famiglia perché tutti quanti stanno a fare così e quindi gli stirano le sorelle e tutte cose perché gli fottono i pozzi. E niente, quindi è un po' una merda sotto questo punto di vista, però il personaggio top. E quindi come personaggi io non posso dare altro che 6, cioè non c'è un vero e proprio lavorone dietro a questi personaggi, è proprio il minimo indispensabile che serve per far andare avanti la trama, che comunque, visto che ho dato un 8 e non di più, è una buona trama, ma se mi sfanculito talmente i personaggi, perlomeno che ci sia una trama eccellente, non buona. Cioè, mi aspettavo un po' di più. Come obiettivo, secondo me c'era comunque questa sensibilizzazione del fatto degli amerindi, e anche il fatto di voler fare per forza un altro film, e come sempre di fare soldi, e direi che ci sono riusciti in parte, cioè nel senso comunque di sicuro non è uno dei migliori film di Scorsese, e non mi pare che la gente è stata così tanto wow, anzi mi è sembrato che l'hype per questo film è durato all'incirca 2 settimane, che per i film di Scorsese è poco. Quindi come obiettivo darò un 7 e come voto finale darò un 7, non confermando il capolavoro e niente. Se volete vederlo ci sta, non è che è una merda, assolutamente, sto facendo il criticone di turno, però lo vedrete una volta sola probabilmente e basta. Cioè è un film abbastanza dimenticabile, fatto da un regista che in media non ha fatto cose dimenticabili. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Killers of the Flower Moon.